Ecco le mille ragioni per cui vince il sì. La prima è che non sei convinto ma non vuoi dir no. La seconda è che hai molta paura che continui così. La terza è che ormai un po' da sempre ti fidi di chi promette speranze copiose se voti il suo sì, scoprendo ben presto che tutto rimarrà così, dicendoti ancora una volta non lo farò più, ma intanto il Senato te lo sarai giocato così. Questa da sempre la storia che gira un po' qui, perdere molti diritti a colpi di sì. Ma quello che mi fa soffrire non è tanto quel sì, ma quella speranza lasciata scappare così. Ma quello che mi fa soffrire non è tanto quel sì, ma quella speranza lasciata così.